Ma tutto? Sì, il giornale. No, i giornali, quelli che andavano a farsi lo studio. Ah, loro si leggevano il giornale. Ah. I signorotti si leggevano il giornale, poi gli lasciavano anche il giornale. Leggevano il giornale, loro gli lasciavano il giornale. Sì. Ma è vero che ci buttavano saliva sulle scarpe? Così dicono. Così dicono? Sì. Dice che faceva bene alla pelle? Sì. Gianni, tu devi raccontargli a lui quell'episodio che, in cui si diceva ma come poteva essere? È quello è importante. Mangiamo questo cioccolatino. Sì, Gianni, è buono quello. Cioccolato. Scelto bene. Io vado a occhi chiusi, uno me lo prendo, occhi chiusi. Alla nostra salute. Alla nostra. Allora, raccontagli di come poteva essere. Che guarda, quello è uno dei cose che mi ha fatto proprio pisciare dalle risate quando mi ha detto ma come poteva essere. E ora ti spiegherà lui che cosa ma come poteva essere. Il porto di Napoli, il golfo, diciamo, il lungomare, no? Santa Lucia famosa, eccetera. C'erano dei momenti, erano quei momenti che il golfo, Capri che di solito, non sempre, ma quasi sempre, si vede da Santa Lucia, vedi questa isola così. Quando arrivarono le navi, Capri non si vedeva più, si vedevano solo le navi, centinaia. E mi viene da ridere perché i ragazzi avevamo l'istinto di ascoltare i grandi, quelli che dicevano. E c'era un gruppettino, 4-5, per l'epoca io credo che era gente che aveva già 55 anni, 60 più o meno, no? Vestiti per bene, eccetera, eccetera. E discutere tra di loro, no? Come va? Ah. Allora c'è stato uno di questi, che poi era della sezione San Ferdinando, che era un tagliatore di modelli di scarpe. Sì. Ah, tagliava il cuoio, tagliava. Le tomaie tagliava. Le tomaie, non sì, quelle sì, di sì. Sotto, le tomaie. Era un maestro. Un trancetto. Sì, bello, tutto affilato. Quindi era già uno. Ed era iscritta a una, alla, allora, fecero presto, no? Andarono via le casse del fascio e subentrarono subito il Partito Comunista, le varie. Allora ancora non si chiamavano Case del Popolo. Ancora non. In poche parole, parlava di nave, questa e quell'altra, tutto per... E uno di questi si chiamava Don Gennaro, il famoso. Gennaro, quello che faceva le tomaie. Le tomaie. Si girò, fece mezza girata, parlando con gli altri. Cioè, a quest'altezza. Ma come può essere? Come può essere? Ha detto tutto. Allora, noi più piccoli, tipo, era ragazzino, ascolta, sentito? Ma si usa questo qui ancora? Come poteva? È un'espressione che... Bella, bellissima. Dice tutto, no? È bellissima. Dice anche che qua la cremetta è buona, eh? Ma come poteva essere? Tre parole. Mica 103 parole. Tre. Guarda. Napoletano. Io ho visto gli ultimi arresti dal figlio del boss e le femmine. Ho visto il labiale e qualche cosa si è sentito, eccezionale. Ci andavano sopra la polizia, se li mangiavano. Sì. Come per dire, i delinquenti siete voi, non noi. Purtroppo. Che siamo persone per bene. Purtroppo. Che purtroppo succede anche, è successo anche questo. Hai capito? Ma non... Ma l'espressione del viso di ste donne, la fierezza, la forza, il coraggio,
l'hai visto in televisione ieri o l'altro ieri? Sì. Coraggio, ragazze giovani, coraggiose, sai? Proprio. La sfida allo Stato. Lo Stato non c'è, lo Stato è Caino, lo Stato è di qua, cioè noi ci dobbiamo difendere. Questa è la prima volta che scendono le donne a Napoli, eh? Sì, eh. Brutto segno, eh? Brutto segno. Eh sì. Ma il brutto segno mi pare che... Perché tenevano la famiglia, sai, la tenevano... La tenevano, Adesso prendono addirittura loro il comando della situazione. Della situazione.